Radio Radicale, siamo con Paolo Abinetti dell'UDC per parlare delle linee guida per la riapertura delle scuole che hanno provocato, diciamo, un'alzata di scudi dei presidi e che dovranno essere valutate dalle regioni in queste ore. Molti temono che verranno bocciate, verrà dato un parere negativo, anche perché in queste linee guida, secondo molti, non ci sono indicazioni chiare e ci saranno molte difficoltà per le scuole. Allora, che idea si è fatta? Guarda, dal punto di vista del metodo, mi colpisce sempre questo governo come debba fare gli annunci prima ancora di aver verificato con le persone interessate, quindi con coloro che dovrebbero mettere in pratica queste linee guida, ma che amano la scuola, che amano i ragazzi, cioè che sono disposti a mettersi in gioco personalmente, erano gli interlocutori privilegiati di questo dibattito e sono stati totalmente ignorati. Quali sono i punti, a mio avviso, in cui si sollevano le maggiori perplessità? Il primo è l'oggettiva carenza degli spazi. La mancanza degli spazi per mantenere gli standard che sono stati proposti dalla Commissione tecnico-scientifica sembra imporre al ministro scelte di questo tipo. Tornare a scuola il sabato non è un problema, anche se tutti noi sappiamo che questa battaglia è stata fatta per difendere anche la vita di famiglia di questi ragazzi, i rapporti con le loro famiglie, eccetera. I turni sono una cosa micidiale. Le persone con i capelli bianchi come me si ricordano perfettamente i turni, ma erano i turni delle scuole subito dopo la guerra, cioè i turni come potevi andare 3 giorni di mattina, 3 giorni di pomeriggio. Sono stati E quelli negli anni del veramente. boom demografico. Esattamente. Ora, se c'è una cosa in cui siamo è un inverno demografico, quindi che lei debba invocare misure di questo tipo mi sembra francamente disturbanti per tutta quella che è l'organizzazione familiare, l'organizzazione dei ragazzi, le loro attività sportive, le loro attività di socializzazione. Terza cosa, la ministra parla di prendere contatti con associazioni culturali, con gli enti locali, per, come dire, dilatare la scuola oltre i suoi confini. Io non gli ho sentito nominare nemmeno per un attimo la possibilità di stringere collaborazioni e sinergie con le scuole paritarie. Le scuole paritarie di più antica tradizione dispongono di spazi abbondanti, dispongono di giardini, di palestra, di mensa, dispongono di quello spazio scuola che fa sentire il ragazzo nel contesto preciso in cui dovrebbe stare. La ministra ha totalmente ignorato la disponibilità di strutture scuola con cui avrebbe potuto legittimamente creare la sinergia, posto che la scuola statale e la scuola paritaria costituiscono l'unico grande sistema della scuola pubblica italiana. Altre cose interessanti in questo dibattito, nulla si dice della famosa scuola da 0 a 6. I bambini vengono citati solo per un motivo, che al di sotto dei 6 anni non debbono portare la mascherina. Ma cosa si farà di questi bambini? Come si riuscirà a integrarli anche loro negli spazi? Come si verrà incontro ai bisogni delle madri che lavorano, che sono bisogno di, come dire, creare uno spazio educativamente significativo per i figli, ma anche creare le condizioni di sicurezza perché loro possano svolgere la loro attività professionale nel modo dovuto. Di questo non si dice nulla, cioè i genitori sono totalmente ignoranti. Dopodiché, ben vengano, si parla per esempio di ridurre la durata delle ore dai 60 minuti ai 50 minuti, di inserire le 33 ore dell'educazione civica, cosa su cui siamo tutti quanti d'accordo. In questo clima, francamente confuso, pasticciato di spazi, di tempi, di contenuti, poi vengono fuori delle osservazioni che riguardano le famose classi aperte. Si possono mettere insieme ragazzi di classi diverse, di età diverse, con obiettivi diversi. Ma nulla si dice di questo, se non rievocare un'esperienza che ancora una volta, stiamo parlando di 50 anni fa, tutti noi conoscevamo l'esperienza della pluriclasse. L'esperienza della pluriclasse si faceva nelle scuole di provincia, laddove c'era un maestro solo, i bambini magari venivano raggruppati, prima e seconda elementare, terza, quarta e quinta. Si facevano delle soluzioni, ma erano soluzioni che sono totalmente medievali, arcaiche, che non riflettono assolutamente né il progresso della cultura didattica e pedagogica di questi tempi, né le esigenze maturate nelle famiglie. Cioè, a me sembra che la ministra abbia fatto veramente una grande insalata russa senza tenere affatto conto delle esigenze degli altri portatori di interesse, genitori, insegnanti e studenti, e semplicemente volendo aprire una finestra che
che non è stata in grado di passare dal concetto generale, che lui stesso appare confuso, alle applicazioni pratiche. Io credo che queste linee guida pensate dalla ministra siano veramente sprovviste di gambe, non possono andare avanti. Non si possono fare le riforme sulla testa degli insegnanti e poi alla fin fine liquidare le osservazioni dicendo ci penseranno poi i dirigenti scolastici. Che cosa possono pensare i dirigenti scolastici? Senza risorse, senza spazi, senza tempi, senza obiettivi chiari. Cioè, quindi credo... l'unica certezza è che si riapre il 14 settembre e poi si richiude il 15. Sì. Ah, beh, questa potrebbe essere, sì, no, l'unico, anche questo per esempio, no? Il fatto che ci siano i recuperi dal 1° di settembre, ma qui non si tratta soltanto di prendere in osservazione il ragazzo che per qualunque motivo, come diciamo noi, non ha raggiunto la sufficienza in questo stranissimo anno scolastico che abbiamo vissuto. Qui si tratta di fare una valutazione di base. Che cosa hanno appreso i ragazzi in questo periodo di tempo? Qual è la loro nuova piattaforma in termini di contenuti, in termini di abilità, in termini anche di disponibilità all'apprendimento, di passione proprio per l'apprendimento? Di questo nulla si dice. È come se l'unica dimensione su cui la ministra si volesse attestare è la dimensione fisica. Per carità, si dicono moltissime cose sulla mensa. Si dice che le mense saranno particolarmente curate negli aspetti igienici, fino a immaginare di nuovo quello che era il vecchio cestino dei bambini che vanno a mensa, perché si dice casomai i bambini potranno avere il loro cestino e mangiarlo in classe. Ma tutto questo, pluriclasse, turni, cestino da mangiare in classe, tutto questo ci fa pensare a chi di noi lo ha vissuto veramente 50 anni fa. Okay. Bene, io la ringrazio per averci un po' spiegato le sue valutazioni su queste linee guida per i dirigenti scolastici e per le scuole in vista dell'apertura a settembre delle scuole. Grazie a Paola Binetti dell'UDC. Prego. Solo dire che più che linee guida sono veramente linee profondamente confusionali, cioè di guida in queste linee non c'è proprio niente. Allora le chiamiamo linee confusionali. Io la ringrazio, grazie a Paola Binetti dell'UDC.